Buongiorno e bentrovati a questo primo appuntamento con il TG6. In apertura andiamo a Teramo, è già pronto il ricorso al TAR da parte della Camera di Commercio Aprutina contro il decreto regionale che impone la fusione immediata dell'ente cameralese teramano con quello dell'Aquila. Istituzioni ed associazioni di categoria del territorio si schierano con il presidente Lanciotti. Intanto, l'8 di aprile prossimo, la Corte Costituzionale si esprimerà definitivamente sulla legittimità delle fusioni. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. La Camera di Commercio di Teramo resisterà con tutte le sue forze al decreto della Regione Abruzzo che, su diffida della Camera aquilana, impone l'immediata fusione tra i due enti. Appena il documento sarà notificato, la Camera di Commercio teramana presenterà ricorso al TAR. Una vicenda che lascia basiti un po' tutti, le istituzioni, Comune e Provincia di Teramo, associazioni di categoria, ordini professionali del territorio. In fondo, sulla quasi scontata incostituzionalità delle fusioni, l'8 aprile si esprimerà la Corte Costituzionale. Bastava dunque ritardare il provvedimento di solo 3 mesi, come hanno fatto in altre 10 regioni italiane, per avere la conferma su come agire. Ma perché Teramo firmò consensualmente nel 2016 la fusione con l'Aquila? Noi abbiamo firmato, questa è la cosa da chiarire, quando ancora la legge non era stata approvata, stavano discutendo alla Camera una proposta, una bozza di legge in cui si prevedeva, si ipotizzava la chiusura delle camere secondarie sui territori, delle filiali. Noi, per salvaguardare questa Camera a Teramo, abbiamo deciso di fare questo accordo facendo rimanere le due Camere. L'impianto normativo poi è, diciamo, nato in maniera diversa, sono partiti i ricorsi e a quel punto noi ci siamo agganciati a quel ricorso perché riteniamo che sia giusto rimanere sul territorio. Senza, e qui è bello chiarirlo, senza che allora ci fosse questa legge ancora imminente, sicuramente Teramo non avrebbe fatto la fusione. Un forte sostegno al presidente Lanciotti e alle iniziative intraprese è stato espresso dal sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto e dalla provincia di Teramo rappresentata dal vicepresidente Alessandro Recchiuti insieme ai consiglieri regionali teramani Pepe e Cipolletti. Tutti d'accordo nel ritenere l'atto di forza dell'Aquila e della regione Abruzzo un grave insulto al territorio e alle sue forze imprenditoriali. Il viadotto del Cerrano sulla A14 è ancora sotto sequestro. Secondo il GIP di Avellino si è spostato di 7 centimetri e non raggiunge adeguati standard di sicurezza. E mentre ASPI smentisce il resoconto della procura, è ancora emergenza traffico sulla statale 16, dove cresce la preoccupazione per la salute pubblica e per i danni al manto stradale. Il servizio di Giuseppe Dintino. Le stampelle con cui è stato costruito il viadotto del Cerrano hanno subito spostamenti tali da rendere le superfici contrapposte e schiacciate l'una sull'altra, mentre in corrispondenza delle pile sono presenti spostamenti in profondità di 7 centimetri. A scriverlo il GIP di Avellino Fabrizio Ciccone, nel provvedimento che dispone il divieto assoluto di transito ai mezzi pesanti sul tratto dell'A14 tra Pescara Nord e Pineto. Il provvedimento fa eco a quello di sequestro già sussistente per l'insicurezza delle barriere del viadotto. Inoltre, il progetto di risanamento presentato da Autostrade per l'Italia non ha ottenuto l'autorizzazione sismica. E mentre il titolo di Atlantia continua a scendere in borsa, seppur non di molto, ASPI corre ai ripari. Lo spostamento di 7 centimetri non si riferisce alle pile, ma allo spostamento massimo del terreno nell'arco di 3 anni, fanno sapere dalla direzione del settimo tronco. Il viadotto e l'area sottostante sono costantemente monitorati dal punto di vista geotecnico e strutturale, conclude la società proprietà dei Benetton. Ma intanto il traffico sul viadotto, alto circa 90 metri, rimane limitato e i tir sono costretti a riversarsi sulla statale. I rappresentanti dell'autotrasporto chiedono di essere ascoltati. Gli operatori del trasporto minacciano azioni legali a tutela dei danni patiti per i forti ritardi nell'attività e stanno valutando azioni di protesta e iniziative pubbliche. Intanto la SS16 si sgretola sotto il peso dei tir. Nella notte di ieri il comune di Silvi è dovuto intervenire per mettere in sicurezza un pozzetto seriamente danneggiato. Questo è già il secondo intervento sui pozzetti della statale, costato all'amministrazione oltre 10.000 euro. La situazione è insostenibile anche per quanto riguarda l'allarme inquinamento e il rischio per la salute pubblica. Se il tratto autostradale in questione è davvero pericoloso, nessun tipo di manutenzione è stato finora programmato e l'emergenza traffico è quindi destinata a perdurare ancora a lungo.
Il comitato Rigopiano in attesa del fiore ha annunciato ieri che sabato 18 di gennaio a partire dalle ore 10 ci sarà una grande manifestazione in ricordo delle 29 vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano. Il ritrovo sarà presso il totem dell'hotel per finire nel pomeriggio con l'evento presso il palazzetto dello sport di Penne. Nel mezzo la Santa Messa nella chiesa di Farindola. È stata annunciata anche la presenza del ministro Alfonso Bodafede, guardasigilli. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Sabato 18 gennaio sarà il terzo anniversario della tragedia di Rigopiano. Sono passati già 3 anni da quel maledetto mercoledì 18 gennaio 2017, quando una valanga si staccò dal Monte Siella, travolgendo in pieno l'hotel Resort Gran Sasso, mettendo fine alla vita e ai sogni di 29 persone in una giornata che la nostra regione, scossa nella terra e nell'anima, ricorderà per sempre. Si è parlato tanto di Rigopiano in questi anni, soprattutto nelle aule di tribunale, dove, tra rabbia, archiviazioni e cambi di scenari continui, i familiari attendono ancora l'avvio di un processo che a questo punto si annuncia sempre più lungo e complicato. Ma sabato è la giornata del ricordo, per questo, come nei 2 anni precedenti, il comitato vittime di Rigopiano, costituitosi dopo il tragico accadimento e facendo leva sulla volontà dei familiari di ottenere giustizia, ha organizzato una giornata della memoria che inizierà alle ore 10, quando le stesse famiglie si riuniranno presso il totem, simbolo dell'hotel e dove dovrebbe sorgere il giardino della memoria, per un momento di preghiera e di benedizione. Alle ore 11 poi la commemorazione si sposterà presso Contrada Mirri, bivio che porta a Rigopiano, da dove partirà una fiaccolata che lentamente arriverà presso la chiesa San Nicola Vescovo di Farindola per la Santa Messa celebrata proprio dal parroco del comune vestino Don Luca di Domizio. La giornata del ricordo nel pomeriggio si sposterà a Penne presso il capiente palazzetto dello sport nominato negli anni Ambasciata della Rinascita, il quale ospiterà personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che sin dal primo momento hanno manifestato la loro vicinanza ai familiari delle vittime, come i presentatori dello spettacolo Pino Insegno e Federico Perrotta. Alle 16:49, orario simbolo della tragedia, il momento più toccante, con la discesa del poster con i volti delle 29 vittime. Alla manifestazione parteciperà, come annunciato ieri dallo stesso comitato, anche il ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Sempre attento alle problematiche dei familiari delle vittime delle tragedie del nostro paese e ai vari comitati, nonché al comitato nazionale Noi Non Dimentichiamo. Lo stesso comitato attende in queste ore una risposta anche sulla presenza del premier Giuseppe Conte per avere notizie più certe per quanto riguarda i 10 milioni di euro annunciati proprio un anno fa da Matteo Salvini. Ora torniamo a Teramo, al comune è iniziato l'iter per indire la gara a doppio oggetto che porterà alla scelta del nuovo socio privato della Teramo Ambiente. Il sindaco D'Alberto giudica questo un passaggio importante poiché regolarizza finalmente un settore fondamentale per la vita dei cittadini. Il servizio. Il Comune di Teramo dà il via all'iter per indire la gara a doppio oggetto per la scelta del nuovo socio privato della Teramo Ambiente e regolarizzare il contratto di appalto sulla raccolta dei rifiuti urbani. Il sindaco D'Alberto annuncia anche la volontà di riscrivere un nuovo statuto per la partecipata municipale, dove il controllo dovrà essere essenzialmente pubblico. Altro importante obiettivo del primo cittadino sarà quello di continuare nella politica di riduzione dei costi nella Team per far abbassare sempre di più le tasse sui rifiuti che affliggono i cittadini teramani. Un passaggio importante in cui abbiamo messo un punto dopo la chiusura della procedura di evidenza pubblica fallimentare di Venezia, che non ha la stessa valenza di un'evidenza pubblica per l'ingresso di un socio privato per il servizio di igiene urbana. Abbiamo fatto partire il percorso, quindi una gara a doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio privato operativo di Teramo Ambiente e contestualmente per l'affidamento del servizio di igiene urbana e degli altri servizi che al momento sono oggetto di valutazione da parte degli uffici, a partire dai cimiteri che scadono nel 2021 e gli altri servizi che attualmente sono gestiti da Teramo Ambiente. È un passaggio fondamentale perché mettiamo un punto dopo 9 anni di gestione precaria, utilizzo questo eufemismo, di Teramo Ambiente, una gestione tutta politica, al servizio della politica e non dei cittadini, che ha portato ad un incremento dei costi, ad una situazione in cui l'affidamento è scaduto, una gara è andata deserta, non abbiamo ancora il contratto, quindi la regolarizzazione è la priorità
quindi rendere la TEAM, rimettere la TEAM in carreggiata, ovviamente in un percorso rispetto al quale dovrà continuare l'azione di riduzione dei costi e di ottimizzazione del servizio. Noi lo abbiamo già avviato in questo periodo, in questa fase. Dopo 9 anni siamo riusciti a ridurre del 10% la TARI per le famiglie, un risultato straordinario, inaspettato, ma dettato da una linea, che è quella di abbattere i costi fissi, di abbattere i costi superflui, di ridurre i costi della politica. È la stessa linea che stiamo adottando per tutte le partecipate. Devono essere società al servizio dei cittadini e non della politica. Voltiamo pagina. Nel carcere di Chieti un detenuto abruzzese di 40 anni ha tentato di suicidarsi. Secondo il sindacato della polizia penitenziaria si è trattato di un tentativo di evasione. Vediamo. Tentato suicidio nel carcere di Chieti. Venerdì scorso un detenuto abruzzese di 40 anni ha tentato di togliersi la vita legandosi una corda rudimentale intorno al collo. L'estremo gesto è stato impedito dalla polizia penitenziaria e l'uomo è stato condotto in emergenza al pronto soccorso Teatino. Il mattino seguente, mentre era ancora piantonato in una stanzetta dell'ospedale, il detenuto ha opposto resistenza ai secondini ed è stato poi sedato dal personale sanitario. La vicenda è stata resa nota dal sindacato della polizia penitenziaria, che ha parlato di tentativo di evasione. I detenuti non sono sempre come li vorremmo, ha dichiarato Ruggero Di Giovanni, segretario regionale del sindacato, che ha annunciato anche che verrà chiesta una ricompensa per i poliziotti che sono intervenuti. Un'azione così disperata, però, qual è un tentato suicidio, non può che scoperchiare il vaso di Pandora della drammatica situazione vissuta dai prigionieri privati della libertà in carceri sovraffollate. Nel 2019 sono stati 53 i detenuti che hanno deciso di togliersi la vita. La piaga del sovraffollamento, dell'autolesionismo e dei suicidi, denuncia l'associazione Antigone, non risparmia le carceri abruzzesi. Durante le feste di Natale alcune persone si sono radunate davanti il carcere pescarese di San Donato, dove sparando fuochi d'artificio, accendendo fumogeni e appendendo uno striscione, hanno voluto esprimere solidarietà ai detenuti. Il capogruppo dell'UDC al Comune di Pescara, Massimiliano Pignoli, ha portato oggi alla luce la storia di una donna anziana e malata che vive in una casa popolare nella zona della Marina Sud e che non può uscire dall'abitazione al quarto piano perché nello stabile non è presente l'ascensore. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. C'è un tumore, in più c'è l'osteoporosi galoppante che mi sta crollando tutta la schiena. Da 1,60 m sono diventato 1,20 m. Non so che ti devo dire. È una signora prigioniera in casa che non può scendere perché abita al quarto piano senza ascensore. Come avete sentito, la signora è gravemente malata e i familiari ovviamente riescono a trasportarla con la sedia, ma questo nel 2020 non vuol dire vivere in maniera dignitosa. Faccio appello all'istituzione, soprattutto alla regione, perché come si trovano i soldi per abbattere il ferro di cavallo, io penso che si possono trovare anche alcune decine di migliaia di euro per mettere un montacarico e un ascensore all'interno della casa. Allora che non si facessero proclami roboanti quando poi non si riesce neanche a sistemare un ascensore per una persona anziana che vive al quarto piano in via Town de Revel a Pescara. Che si dia concretezza, se ci sono i soldi, alle urgenze. Quella sì è un'urgenza e bisogna nello stesso tempo bisogna abbatterlo e trovare delle soluzioni. Credo che una persona di 80 anni abbia il diritto ancora di più di scendere di casa e di vivere serenamente. Non ce la faccio a risalire, a scendere la mattina e via, ma quando devo risalire alle 2, alle 3, è da morire. Sul 10 mi testa l'ascensore, che non cambio manco casa, perché la casa mia è la casa mia. Però non ci sta la strada da mettere l'ascensore, che ne so io. Mi voglio affidare a tutti quelli che mi vogliono aiutare. Non ho la preferenza perché non conosco nessuno, oramai la vita mi ha finito. Qualsiasi partito, qualsiasi cosa si sta avanti, mi devono aiutare. Perché non ce la faccio più. Porto anche ovviamente la testimonianza di un papà a San Donato, di un ragazzo di 14 anni che ha la distrofia muscolare e che si trova nel medesimo problema, cioè quello ogni mattina per andare a scuola il fratello e il papà lo devono abbracciare e scendere dal quarto piano per terra per farlo andare praticamente a scuola. Ecco, questi sono i drammi della società civile, questo è il momento che l'amministrazione comunale insieme unitamente alla regione, quindi al sindaco Carlo Masci, deve risolvere il problema unitamente all'ATER.
L'ASL di Pescara ha presentato oggi un programma aziendale di odontoiatria sociale per i pazienti non collaboranti e fragili che potranno beneficiare dunque delle cure specifiche. Vediamo il servizio. Parliamo di odontoiatria sociale, vogliamo spiegare di cosa si tratta? Ma questo progetto di odontoiatria sociale è un progetto nato tra l'ospedale di Pescara e l'Università di Chieti ed è rivolto ai pazienti fragili da un punto di vista di salute odontoiatrica. Che cosa sono i pazienti fragili da un punto di vista di salute odontoiatrica? Sono quei pazienti non collaboranti che presentano problematiche particolari, possono presentare disabilità o comunque instabilità psicologiche che sono difficili da trattare ambulatoriamente e quindi necessitano una struttura ospedaliera per poter essere trattati e in maniera da poter utilizzare anche forme di sedazione profonda. Questi validi professionisti che si spendono come noi per questo tipo di attività, mi piacerebbe potessimo essere un team, una rete, membro di uno stesso corpo affinché si possa rispondere in maniera efficace, rapida, a urgenze o a indisponibilità che potrebbero insorgere in questi pazienti improvvisamente. Quindi questa è la mia vision, non mi prendete per visionaria. È quello che mi piacerebbe si realizzasse, una vera collaborazione che potrebbe essere l'inizio di un PDTA efficace ed effettivo che andrebbe a migliorare la salute di questi pazienti e le ansie dei familiari. Io vorrei anche ringraziare il dottor Mancini, Armando Mancini, l'ex direttore che si è tanto battuto per questa convenzione e anche il dottor Caponetti che si è impegnato subito e appieno per portarla a compimento. Andiamo a Lanciano adesso. Operatori della Ecolan e agenti della Polizia Municipale hanno effettuato controlli a tappeto negli eco box rilevando rifiuti posti all'esterno dei raccoglitori. Multe salate per i responsabili immediatamente rintracciati. Vediamo il servizio. Nonostante il raggiungimento in città di percentuali record di differenziata, persistono a Lanciano atteggiamenti incivili con abbandoni illeciti di rifiuti agli angoli delle strade e nello specifico ai margini degli ecobox che nel capoluogo frentano sono ben 11. È per questo che operatori Ecolan accompagnati da personale comunale e dalla polizia municipale hanno effettuato minuziosi controlli nel centro città rilevando cartoni e altro materiale anche plastico non conferito all'interno degli ecobox ma posto fuori dalle strutture. Si tratta di utenze non domestiche, dunque di materiale proveniente soprattutto da negozi o da altre attività commerciali. È bastato rovistare all'interno alla ricerca di tracce utili per risalire ai proprietari. Circa 10 le infrazioni acclarate, salate le sanzioni amministrative di 560 euro. Ecolan per le utenze non domestiche ritira carta e plastica ogni giorno dalle 13 alle 16 garantendo così un servizio capillare che non permette abbandoni illeciti assolutamente ingiustificati, vere e proprie discariche improvvisate agli angoli delle strade. Controlli e relative multe andranno avanti nei prossimi giorni per arginare il fenomeno dei furbetti del cassonetto che purtroppo dilaga in città. Siamo arrivati alla pagina dello sport, iniziamo dal calcio e dalla Serie B, ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Vestina di Montesilvano per il Pescara, inizia così la settimana tipo che porta al match di domenica contro la Salernitana. L'esterno Edoardo Masciangelo si mostra carico e l'intero gruppo dopo la sosta è pronto a dare il massimo per migliorare la posizione in classifica. Sentiamo. Edoardo Masciangelo, quando è dura stare senza calcio giocato? No, è dura perché insomma è quello che facciamo fin da quando siamo piccoli, è la mia passione, però diciamo che è stato un periodo di riposo che ci è servito per rifiatare, per prendere un attimo le forze che ci mancavano dell'ultimo periodo, insomma, e adesso siamo al top della forma e vogliamo dare il massimo. State lavorando duramente in questa settimana di ritiro invernale, qual è lo stato d'animo anche della squadra dello spogliatoio? No, stiamo lavorando molto bene, lo stato d'animo è molto, molto positivo, diciamo tutti quanti abbiamo tanta voglia di lavorare, di fare, stiamo andando molto forti, gli allenamenti sono molto intensi, quindi c'è un grandissimo spirito e questo fa piacere. Tra poche ore inizierà la settimana che porterà la gara con la Salernitana, si torna in campo, prima gara del 2020, obiettivo vittoria anche per riscattare quella brutta sconfitta nella gara d'esordio.
Beh, ci stiamo allenando per dare il massimo, ci stiamo impegnando tutti i giorni, quindi sicuramente scenderemo in campo con col coltello fra i denti per dare il massimo e cercare di vincere sicuramente. Salernitana, squadra ostica, Giampiero Ventura in panchina, gara tra l'altro molto sentita dai tifosi del Pescara, obiettivo vittoria, neanche a dirlo. Beh, noi faremo il possibile, sicuramente quello lavoreremo in settimana duramente e ce la metteremo tutta seguendo i consigli dell'allenatore e poi vedremo come andrà a finire. Siamo in pieno calciomercato, trattative che non ti riguardano direttamente, però come si lavora sapendo che ci sono dei compagni, dei ragazzi che oggi potrebbero essere qui a Pescara e domani no? Guarda, onestamente il gruppo, come ti dicevo prima, è molto carico e stiamo lavorando con grande intensità al di là del fatto che ci possa essere magari qualcuno che parte o chi deve restare, quindi questa è una cosa molto positiva e questa sosta ci ha fatto bene, come dicevo, per rifiatare e per rientrare dopo la sosta ancora più carichi. Si è chiuso il girone d'andata, che voto daresti ad Edoardo Masciangio? Ah, io più che voto, insomma, sono contento di poter dare un contributo, insomma, alla squadra. Io cerco sempre di mettere tutto in campo, di essere un giocatore eclettico al servizio della squadra, quindi il fatto di aver partecipato a delle partite con la squadra e aver permesso, insomma, di poter ottenere qualcosa di buono mi rende orgoglioso, quindi spero un voto positivo e spero di continuare così e di poter dare sempre una mano alla squadra. In Serie C, settimana tipo di lavoro anche per il Teramo, che domenica affronterà l'Avellino dei due ex Tonti e Di Paolo Antonio. Primo dei tre appuntamenti decisivi per la rincorsa ad un piazzamento migliore nei play-off. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Il Teramo torna al lavoro per preparare la sfida contro l'Avellino di Eziolino Capuano. I tre punti conquistati domenica a Lentini danno nuovo impulso alla rincorsa del Diavolo, che a quota 28 punti in classifica ha ricominciato nel migliore dei modi un anno, il 2020, nel quale l'obiettivo playoff è quello a cui tutti mirano, partendo dal presupposto che la tabella, l'unica a cui guardare, è quella del girone d'andata. Fare più dei 25 punti della prima parte è il primo passo per qualificarsi per la post-season e farlo in una posizione anche migliore rispetto a quella attuale. Quella di domenica sarà anche la gara del ritorno al Bonolis degli ex Tonti e Di Paolo Antonio, due dei protagonisti della stagione 2014-2015, col centrocampista protagonista assoluto all'andata e che non solo sfida la sua ex squadra, ma anche la formazione della sua città. Tedino non avrà Viero, ammonito in Sicilia e squalificato per la prossima partita. Rientrano però Piacentini in difesa e Mungo a centrocampo in attesa di avere novità dal mercato. E nella sfida con gli Irpini potrebbero essere riallacciati i contatti per il passaggio in bianco-verde di Pietro Cianci, che non è entrato contro la Sicula Leonzio, scavalcato nelle gerarchie da Birligea, è sempre sul piede di partenza. Stesso discorso per Martignago, che è ancora conteso da Alessandro e Feralpi Salò, anche se le due piste per il momento non hanno avuto lo sbocco della cessione. Con rientro di Piacentini saranno in tre a contendersi due maglie in difesa, considerando che la prova di Soprano ha fatto capire quanto l'ex Fermana sia mancato nel girone d'andata. Per quanto riguarda l'Avellino invece, domenica rientreranno dal turno di stop Alfa Geme, Morero e Laezza, ma a centrocampo mancheranno sia De Marco, che era in diffida ed è stato ammonito contro la Vibonese, sia Silvestri, rimasto vittima di una distorsione al ginocchio sinistro che sarà valutata attraverso gli esami strumentali. In preallarme Evangelista, Carice e Rossetti, ma è a forte rischio la conferma del 3-5-1-1 proprio per la coperta corta e mediana. Classifica deficitaria, ma non solo, il blocco del mercato rischia di pesare come un macigno per l'Avellino, a cui non resta che augurarsi che venga revocato in tempi celeri. Ma questi sono discorsi che al Diavolo non possono interessare. Per recuperare posizioni l'Avellino deve essere superato nella settimana che poi vedrà anche la sfida col Catanzaro, non disputata a fine 2019, prima della trasferta di Castellammare di Stabia contro la Cavese. Tre impegni ravvicinatissimi e che tuttavia potrebbero proiettare i biancorossi verso un 2020 di tono decisamente superiore. Ora la Serie D. Dopo due sconfitte consecutive, il Pineto ha ritrovato la vittoria nel derby contro il Chieti di due giorni fa. Un'altra notizia positiva è il recupero da un infortunio del giovane difensore Riccardo Della Quercia, che è tornato in campo dopo 4 mesi di assenza. Lo ascoltiamo con Andrea Costantini. A 4 mesi di distanza Riccardo Della Quercia è tornato titolare, peraltro questo tuo ritorno in campo è coinciso con il ritorno anche alla vittoria. Sì, sono molto felice di essere tornato in campo dopo che comunque sono stati 4-5 mesi difficili per me, però la società mi ha fatto sempre sentire importante per loro e sono ancora più felice che siamo tornati con una vittoria contro una squadra molto forte e sono difesi molto bene. Quindi merito a noi,
che piano piano tutti insieme riusciamo da questa situazione che ultimamente non è stata tanto facile, però bene è così. 4-5 mesi come li hai vissuti dal punto di vista personale? Sono stati difficili, immagino. Beh sì, molto difficili, perché comunque per me, abituato a essere sempre al campo la domenica, era difficile stare a casa e non seguire i miei compagni, però sono molto felice, ecco, di aver dato una mano a loro, di essere tornato a dare una mano a loro. Ecco, e mentre tu eri assente ci sono stati addirittura due avvicendamenti in panchina. È stato un periodo abbastanza difficile, no, per la squadra, rispetto anche alle aspettative che c'erano, cioè di competere per magari per la vittoria del campionato. Sì, sì, sicuramente, però ora la situazione è questa, cerchiamo di uscire tutti insieme da questa situazione. E poi quello che è successo comunque sul campionato non posso. Queste sono cose della società che riguardano la società, quindi non so. Ecco, però a Mauro lo conosci, sai bene quello che lui chiede. Beh sì, sì, sicuramente grazie a lui ho fatto il primo anno col Pinedo, dove ho fatto più di 60 presenze, quindi posso ringraziarlo e elogiarlo. A questo punto obiettivo playoff, no? Quello insomma è un qualcosa che quasi dovete a questa società che tanto crede in voi. Sì, 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 questa è una società molto, molto importante che vuole fare sempre bene. Speriamo di migliorare la posizione in classifica dello scorso anno, anche se era molto difficile, però ci proviamo con tutti i nostri mezzi. È tutto per questa edizione del TG6. Prima di salutarci vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Proteramo, condotto da Jacopo Forcella, per così riavvicinarci al campionato per quanto riguarda la Serie C, e con il ritorno in campo del Teramo dopo la vittoria contro la Sicula Leonzio. Per quanto riguarda invece il TG6, l'appuntamento è per le ore 19. Grazie ancora e buona giornata.